generale, qual è il significato di 250 anni di Guardia di Finanza? Beh, 250 anni sono tanti, così come tanti sono i significati che nel tempo, no, hanno caricato la nostra storia e hanno fatto sì che siamo arrivati a quello che siamo oggi. 250 anni significa aver mantenuto diciamo, i valori che erano stati i valori fondanti della nostra istituzione, ma soprattutto aver avuto la capacità di essere sempre adeguati ai tempi che cambiamo, ed essere stati pronti a rispondere alle domande e alle esigenze che il Paese ci prospettava nel tempo. Oggi siamo partiti dalle giovani truppe leggere, che erano truppe che vigilavano al confine sotto il profilo della difesa dei confini stessi e sotto il profilo della tutela dei diritti doganali. Siamo arrivati a essere quello che siamo, polizia economico-finanziaria, competenza globale, a tutela di bilancio nazionale ed europeo. Stiamo affrontando la sfida digitale con grande impegno e speriamo di continuare a essere sempre adeguati a quello che il Paese ci chiede. Periodo di avvicendamento, com'è stata la Regione Lazio per lei? La Lazio è una regione bellissima, è una regione complessa. La regione Lazio ha intanto la città di Roma, che è un'entità molto particolare per le complessità che veramente caratterizzano la città. È la capitale, è la sede di tutte le istituzioni centrali, politiche, economiche e istituzionali per la nostra istituzione. Le province sono province che hanno un'identità particolare, ciascuna con la propria complessità, ciascuna con la propria bellezza, perché abbiamo veramente un territorio bellissimo. I comandi, devo dire, mi hanno dato grandissime soddisfazioni, perché tutti i militari sono impegnati al massimo. Devo dire che, come spesso ci capita, ma con il Lazio in particolare, lascio questo incarico dopo 3 anni, quindi dopo il giusto tempo, ma veramente con un po' di rammarico per quello che è stata la bellezza del periodo che ho trascorso. L'ultimo anno a Frosinone è stato bello e intenso come anche i due che lo hanno preceduto, perché è una provincia molto viva, attiva, interessata nel bene e nel male da tutti quei fenomeni che comunque caratterizzano il nostro paese. Quindi c'è sicuramente la possibilità, da un lato, di star bene, ma dall'altra parte invece, dall'altro lato, c'è la possibilità veramente di poter, con riferimento alle nostre caratteristiche, alle nostre competenze, poter lavorare bene e lavorare tanto in più circostanze, anche e soprattutto con riferimento all'ultimo anno, come lei mi chiedeva. Le soddisfazioni da un punto di vista professionale sono state veramente elevate. Più volte nello scorso anno e all'inizio di quest'anno ci siamo incontrati con voi dalla stampa per commentare talune attività che erano state svolte dai miei reparti, e quindi posso dire che anche quest'anno, come i precedenti, il bilancio si chiude con un saldo assolutamente positivo dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista personale. Tra l'altro, per me questo sarà l'ultima festa del corpo qui a Frosinone. Ne ho fatte 3, perché sono arrivato nel 2021 e tra qualche mese andrò via, andrò a Roma al Ministero dell'Economia, e quindi ci sarà un'altra cerimonia, ma in questo caso sarà per il passaggio di consegne con il colonnello che mi sostituisce. Che ricordo le rimane di questa provincia? Ma un ricordo assolutamente positivo. Devo ammettere che all'inizio non è stato facile, ma non è stato facile non per responsabilità o per ragioni ascrivibili a questa sede, alla provincia di Frosinone. Per me è stato all'inizio veramente complesso perché venivo da un incarico all'estero. Prima di assumere il comando qui a Frosinone ero stato per 8 anni esperto presso l'ambasciata d'Italia a Belgrado, esperto per la Guardia di Finanza, quindi un'attività di servizio decisamente diversa rispetto a quella che si fa sul territorio. Mi occupavo di cooperazione internazionale, di traffico all'evasione, di contrasto all'evasione fiscale internazionale, esterovestizione, false delocalizzazioni, quindi una vita decisamente diversa, e tra l'altro vissuta in uno stato estero, quindi dover rientrare nei ritmi italiani e dover rientrare nelle dinamiche e all'interno dei confini propri della Guardia di Finanza all'inizio mi ha comportato qualche momento di difficoltà, ma questo
è un altro dei tanti aspetti positivi della Guardia di Finanza, che ti mette nelle condizioni di poter fare delle esperienze straordinarie in ambiti diversi. Adesso ho fatto questa esperienza al Comando Provinciale, per 8 anni ho fatto un'esperienza internazionale. Prima di quell'esperienza internazionale ho avuto la possibilità di fare un'esperienza allo Stato Maggiore, e in questo la mia amministrazione è molto attenta, perché così come si diceva nel discorso, come ho detto nel discorso e come ha fatto cenno anche il comandante regionale, la Guardia di Finanza si deve mantenere al passo coi tempi, e per mantenerci al passo dei tempi inevitabilmente dobbiamo anche diversificare l'impiego del personale che opera poi quotidianamente sul territorio. Quindi avere la possibilità di formarsi così è sicuramente un valore aggiunto, avere la possibilità di vedere contesti diversi sicuramente ci permette di poter andare nella giusta direzione e di poter essere sempre al passo coi tempi, che questa è la vera priorità, e non rimanere indietro. Presenta.